abbiamo con noi la fortuna e il piacere di avere il prefetto di Siracusa, Armando Gradone, di avere il responsabile regionale della Croce Rossa, Rosario Valastro, e di avere il responsabile regionale della comunità di Sant'Egidio, che è Emiliano Abramo, dai quali ci aspettiamo una narrazione di quello che si riesce in questo nostro paese a mettere in campo sul piano della prima accoglienza. La prima accoglienza, peraltro, è un terreno di per sé complesso, aggiungerei vie più complicato da certe infelici e discusse regole che pone la disciplina europea. Non ho molto tempo, ma in un minuto mi permetto solo di fare riferimento alla regola di Dublino, al regolamento di Dublino, nella sua ultima versione anche il regolamento 604 del giugno 2013, che pone questa regola sostanzialmente per cui il paese competente per esaminare la domanda di protezione internazionale è il paese di primo approdo. E non solo, una volta che la domanda è stata presentata in questo paese, poi non si ha la possibilità di trasferirsi in un altro paese dell'Unione per svolgere la propria un'attività lavorativa. No, si è bloccati nel paese di primo ingresso. È una regola che pone una serie di conseguenze piuttosto notevoli e che sono alla base poi di una serie di difetti del sistema europeo di accoglienza. Che cosa comporta? Comporta, lo immaginate, lo capite subito, una forte pressione sulle frontiere esterne dell'Unione, perché i paesi che sono in prima fila sono i paesi rivieraschi del Mediterraneo, i paesi dell'est europeo, che devono quindi reggere l'impatto di questi flussi migratori. E quindi su di loro si scarica in maniera tendenzialmente definitiva, almeno stando a quella che è la regola posta dall'Unione, la responsabilità dell'accoglienza, della verifica, delle domande di asilo e quant'altro. E comporta anche un'altra conseguenza, altrettanto se vogliamo anche più grave dal mio punto di vista, e cioè che la volontà dei migranti, la volontà dei richiedenti asilo, i loro desideri, le loro prospettive, i loro progetti di integrazione non vengono sostanzialmente tenuti in grande considerazione, perché queste persone sono costrette, stando alla regola, a chiedere asilo nel primo paese che toccano. Ci sono dei casi eccezionali per i ricongiungimenti familiari, peraltro inteso in maniera molto restrittiva, ma la regola fondamentale è questa per i soggetti che fanno ingresso nell'Unione in maniera irregolare, ed è evidente che è tutta gente che arriva senza documenti sulle nostre coste, questo lo capite benissimo. Dicevo, le aspettative, i progetti, i programmi di vita di queste persone vengono fondamentalmente trascurati, il che ci pone degli interrogativi sulla compatibilità di questa regola con il trattato dell'Unione, il trattato sul funzionamento dell'Unione, che pure ci impegna a rispettare la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 51. Convenzione di Ginevra in cui voi, per tutti gli sforzi che vogliate fare, farete una grande fatica a trovare qualche cosa che possa giustificare una regola siffatta. E quindi è una regola molto discussa all'interno dell'Unione, i paesi del sud la contestano, i paesi del nord invece la sostengono, è un dibattito che c'è. Dopodiché questa domanda bisognerà farla, presentarla, ed è importante andare a verificare come nel nostro paese vengano queste domande valutate, i criteri, le prassi che vengono seguite dagli uffici amministrativi, cioè le commissioni territoriali per i rifugiati, i giudici che si occupano di questo. Di questo secondo aspetto, che ha qualche tratto di autonomia, se vogliamo, parleremo alla ripresa
pomeridiana alle 3 in punto con il professore Antonello Cirvo, che è non soltanto uno studioso di diritto delle migrazioni e di diritto dell'asilo, ma è anche un avvocato militante dell'ASGI, Associazione Meritoria nel campo della protezione dei rifugiati. E parleremo anche con un collega mio, il collega Vittorio Gaeta, che è consigliere della Corte d'Appello di Bari, è uno specialista di diritto d'asilo ed è l'animatore di un gruppo di magistrati i quali in autonomia hanno scelto di confrontarsi per scambiarsi le esperienze e le informazioni nello svolgimento del loro invero assai difficile lavoro, perché questo lavoro è difficile nei gradi di merito, io me ne occupo in una posizione più defilata, però non tanto da non capire quanto sia complesso il lavoro che devono svolgere loro. E il collega Gaeta, tra l'altro, ha organizzato assieme ad altri un questionario, una ricerca che ci consente di avere un approccio sintetico sulle prassi seguite nel nostro paese, ma di questo parleremo nel pomeriggio. Io darei quindi volentieri intanto la parola al prefetto Gradone, facendo presente con molto imbarazzo che purtroppo i tempi che abbiamo a disposizione sono quelli che sono. Io sarò costretto, vergognandomene dal profondo del mio essere, a indicare scaduto il 20° minuto che appunto ci siamo arrivati a questa tagliola. Grazie prefetto. Grazie e buongiorno a tutti. Non posso fare a meno di esprimere tutta la mia gratitudine e riconoscenza alla magistratura tutta di questo distretto e in particolare alla procura distrettuale, al procuratore Salvi, per questa straordinaria iniziativa. E lo dico soprattutto dal mio punto di osservazione, straordinaria perché fa uscire dall'angolo, dall'isolamento, una realtà che obiettivamente tuttora è poco conosciuta. E io voglio assumermi tutto il rischio e la responsabilità se nel mio intervento sarò anche urticante, e lo faccio di proposito, consapevolmente, perché qualche provocazione spero possa produrre qualche risultato utile per la provincia di Siracusa. Io non credo di offendere nessuno dei presenti se mi permetto di sottolineare che pochissimi dei presenti probabilmente conoscono esattamente il dato di realtà della provincia di Siracusa, che cosa ha rappresentato la provincia di Siracusa negli ultimi 2 anni in materia di immigrazione. Lo dico perché io non ne conosco i motivi di questa disattenzione, di questa assenza di un'attenzione commisurata alla dimensione della realtà del siracusano. Non so quali sono le ragioni e i motivi di questo. Conosco però i dati della realtà. E io non posso, ecco, evitare di cominciare proprio da questo, dal dare qualche numero. Mi scuserete se mi permetto di citare dei numeri, ma credo che i numeri siano fondamentali per capire che cosa è successo nella provincia di Siracusa a partire dalla seconda metà del 2013 e per tutto il 2014 e tuttora. Fino a giugno del 2013 la provincia di Siracusa era rimasta sostanzialmente lontana dai flussi migratori. Erano altre
le realtà di approdo, Lampedusa, Porto Empedocle, Pozzallo. Siracusa era rimasta sostanzialmente, no, al di fuori dei flussi migratori. Un primo numero, primo semestre 2013, a Siracusa si registra un trend di arrivi sostanzialmente analogo al passato, quindi numeri modesti, 700 arrivi complessivamente nel primo semestre 2013, quindi del tutto in linea con il passato, erano più o meno questi i numeri del passato, 700-800 mille su base annua. Secondo semestre 2013, quasi 15.000 arrivi, 15.000 arrivi nel secondo semestre 2013. 2014 raggiungiamo la ragguardevole cifra di 45.000 circa arrivi. Questo significa che nel 2014 la provincia di Siracusa è stata in assoluto la principale porta di arrivo, il principale luogo di arrivo dei migranti che hanno raggiunto il nostro paese. Io non so quanti nel nostro paese, ma non dico soltanto nelle altre regioni d'Italia, ma posso dire che anche nella stessa Sicilia, a volte addirittura nella mia stessa provincia, questo dato di realtà non è patrimonio di tutti. Un altro dato, e non ne darò più altri. Dal giugno del 2013 al dicembre, al mese di dicembre 2014, noi abbiamo registrato circa 230 sbarchi. Dividendo il numero dei giorni per il numero degli sbarchi fa uno sbarco ogni 2,5 giorni. Uno sbarco ogni 2,5 giorni. Immaginate la pressione, il livello di impegno, la difficoltà di fare fronte a un compito così straordinario, e lo dico subito, così superiore alle forze del territorio. Un territorio quindi che non solo era rimasto lontano dai flussi migratori, un territorio che non aveva risorse logistiche, come ben sottolineava lei prima, e che non aveva neanche esperienze e prassi operative adeguate ad un fenomeno nuovo, completamente nuovo. Ma c'è un'altra peculiarità della nostra esperienza, soprattutto nella prima fase, prima di Mare Nostrum. Con Mare Nostrum si cambia, ovviamente, completamente lo scenario. A differenza di qualunque altra realtà di approdo, dove siamo abituati, no, a vedere gli arrivi in luoghi qualificati, qualificati anche perché sussistono in quei luoghi centri, strutture di soccorso e di accoglienza, Lampedusa, Pozzallo in particolare, approdo verso una realtà strutturata, più o meno sufficiente rispetto allo scopo, ma certamente strutturata, si può dire questo, è strutturata in maniera progressivamente più rispondente alle esigenze, perché quelle terre, quelle realtà da anni e anni, come è stato ricordato ieri dal collega della questura di Ragusa, parlava di Pozzallo, da anni e anni hanno sperimentato questa realtà. Ecco, questo dato che sto per dire, un dato che è sfuggito all'attenzione di tutti e non ho mai capito il perché. A differenza di quelle realtà, dicevo, di Lampedusa, di Pozzallo, dove l'arrivo era orientato verso un luogo di accoglienza dedicato,
Nella prima fase, prima di Mare Nostrum, quindi prima di ottobre del 2013, gli arrivi nel Siracusano interessavano l'intero arco costiero della provincia, cioè 80-90 chilometri di costa. Pachino, Portopalo, Vendicari, Noto, Avola, Siracusa, Augusta. Quindi quasi l'intero arco costiero della provincia era interessato da sbarchi. Attenzione, spesso in sequenza, cioè nello stesso giorno, avevamo sbarchi su punti diversi della costa, in nessuno dei quali era presente una struttura logistica idonea a questo scopo, né a Pachino, né a Portopalo, né a Vendicari, né a Noto, eccetera, eccetera. Questo dato di realtà non è stato visto da nessuno. Che cosa ha significato questo dato di realtà in termini di sforzo della provincia di Siracusa? Non l'ha visto nessuno. È stato un compito immane, perché a differenza delle altre strutture gli sbarchi non avvenivano dove noi avevamo un presidio, un dispositivo di soccorso ed accoglienza. E spesso nella stessa giornata le forze dell'ordine e tutta la macchina del soccorso e dell'accoglienza era costretta a muoversi come una pallina di biliardo, di qua e di là, da nord a sud, nella stessa giornata, con centinaia e centinaia di arrivi. Provate a immaginare che cosa questo ha significato per una provincia che non aveva strutture e non aveva esperienza. E però non ci siamo persi. E quindi io voglio dire qui pubblicamente, grazie alla provincia di Siracusa, grazie all'intera provincia di Siracusa, ai cittadini di Siracusa, a tutte le componenti che hanno consentito di svolgere questo compito senza perderci, perché il rischio di perderci era altissimo. Era altissimo. Con Mare Nostrum cambia completamente, dicevo, lo scenario. Mare Nostrum ci porta molti vantaggi, ma anche tante difficoltà aggiuntive. Il vantaggio che ci porta Mare Nostrum è evidente. Mare Nostrum ha bisogno di un grande porto. A Siracusa c'è un grande porto, un porto commerciale, uno dei più grandi d'Italia, che è il porto di Augusta, luogo sicuramente tra i più idonei per l'arrivo delle grandi navi impiegate dalla Marina militare nel dispositivo Mare Nostrum. Perché è un vantaggio per noi, un grandissimo vantaggio, perché è un unico luogo dove tutto lo sforzo deve essere prodotto per l'attività di primo soccorso, di assistenza e poi di accoglienza. Quindi questo per noi è stato un grandissimo vantaggio, perché a differenza dell'altra fase precedente in cui correvamo di qua e di là, in nessuno di questi punti avendo a disposizione degli strumenti idonei per fare questa attività, ad Augusta abbiamo potuto via via, crescendo sempre di più, attrezzare un dispositivo certamente estemporaneo, di carattere estemporaneo, è un attendamento, ma un attendamento che via via è stato arricchito di tutta una serie di presidi sanitari, igienici, eccetera, per consentirci di poter offrire la migliore attività di soccorso e prima assistenza possibile già in ambito portuale. Quindi certamente è stato un grandissimo vantaggio per noi, perché abbiamo potuto concentrare tutta la nostra attenzione e tutti i nostri sforzi su quel luogo di sbarco e non sugli altri luoghi di sbarco dove non ci sono stati più arrivi. Gli arrivi precedenti erano arrivi quasi sempre spontanei, parliamo di Mare Nostrum, ovviamente si tratta di arrivi assistiti, quindi conseguenti ad attività di soccorso e quindi concentrati su Augusta. Ma ad Augusta non sono scomparse le difficoltà, difficoltà legate essenzialmente alla pressione che comunque si è continuata ad esercitare su quel luogo, un unico luogo ma con una pressione estrema, perché gli arrivi erano anche ad Augusta continui, a volte in sequenza. L'ammiraglio sa che è avvenuto anche questo, abbiamo avuto spesso anche sbarchi in sequenza, cioè nell'arco della stessa giornata o di un giorno e mezzo, due, abbiamo dovuto far fronte a 2-3 sbarchi in sequenza. Ma non
non erano più gli sbarchi spontanei di 100-150 migranti a bordo di barconi, erano migranti che arrivavano a bordo delle grandi navi della Marina Militare e che erano conseguenti a decine di attività di soccorso, no? E quindi trasportavano anche 700, 800, 1000 migranti, siamo arrivati fino ad un massimo, se non ricordo male, di poco meno di 1600 a bordo, non ricordo se della San Giusto o della San Marco, delle grandi navi della Marina. 1600 uomini con un unico sbarco. Un compito immane. Un compito immane da produrre non in modo discontinuo e intermittente di tanto in tanto, ogni tot, ogni 15 giorni, ogni mese, che pure sarebbe un compito difficile da svolgere, ma un compito da svolgere con carattere di continuità, perché quel rapporto, uno sbarco ogni 2,5 giorni, significa che a Siracusa non c'è stato mai pausa, non ci sono state pause. E anche qui voglio essere un po' urticante. Attenzione, quel compito svolto con carattere di continuità non è un compito svolto da un'organizzazione di tipo militare con tanto di gerarchia, no? Che può programmare, pianificare quel compito nel modo migliore. Eh no, è un compito svolto da componenti diverse, fatte in gran parte da volontari, non da uomini in divisa, non da soldati. E anch'io mi considero un soldato, se me lo permettono gli uomini in divisa qui presenti, soldato nel senso di soldato dello Stato. A me lo Stato può chiedere qualunque cosa, sono addestrato a questo, come siete addestrati voi a rispondere ai comandi che ci vengono dati? E no, qui il compito è molto più difficile, perché è assolto questo compito da volontari, volontari che debbono far succedere ogni volta che serve quella cosa lì, cioè quel servizio lì che è richiesto per l'attività di soccorso, di assistenza ai migranti. Succede così, ammiraglio. Non sono uomini ai miei ordini, sono volontari che generosamente e quotidianamente offrono il loro servizio allo Stato. Questo lo voglio ribadire, è un servizio allo Stato che viene offerto da tutte le componenti, organizzazioni umanitarie, eccetera, Protezione Civile, Misericordia, Croce Rossa, Azienda Sanitaria Provinciale, Medici Senza Frontiere, Emergency, Terre des Hommes. Tanti volontari che non una volta ogni tanto, ma quotidianamente, uno sbarco ogni 2,5 giorni significa quotidianamente, non c'è interruzione. Quindi noi abbiamo dovuto, e questa è la difficoltà che si è creata da Augusta, abbiamo dovuto garantire un presidio permanente di soccorso e prima assistenza in ambito portuale. Sottolineo, in ambito portuale, non presso un centro di accoglienza, ripeto, no? La differenza tra Lampedusa, Pozzallo, esperienza siracusana. Anche ad Augusta si è riproposto la stessa difficoltà che prima era duplice, perché era fatta di assenza di dispositivi e fatta di pluralità di approdi, ma sia pure nell'ambito dello stesso luogo di approdo si è riprodotto il problema della continuità dell'impegno da garantire quotidianamente con queste forze che vi ho detto. Forse ne ho dimenticata qualcuna e mi scuseranno. È vero, ammiraglio, Mare Nostrum è stata un'esperienza straordinaria, un'esperienza che ha dato orgoglio a tutti noi italiani, non c'è dubbio su questo, però una cosa va detta, è vero, a bordo delle grandi navi militari
vi erano presidi di assistenza che ci hanno agevolato enormemente il compito a terra. Abbiamo avuto tanti vantaggi, ne ho sottolineato soltanto alcuni dell'esperienza Mare Nostrum, ma ce n'erano anche altri, il fatto di poter avere per tempo già la lista dei passeggeri, dei migranti a bordo, delle loro difficoltà, della tipologia, delle etnie, sapevamo già tutto prima che arrivassero e quindi certamente un grande vantaggio nella predisposizione del servizio. Attenzione però, non meno del 50% degli arrivi che abbiamo avuto ad Augusta sono stati arrivi con mercantili. Sono stati arrivi con mercantili, quindi arrivi che non avevano a bordo nessun tipo di presidio. E quindi lo dico questo non per sminuire l'importanza del dispositivo Mare Nostrum, ma perché non sia dimenticato un dato di realtà fondamentale. Perché il dato di realtà è stato questo. E la difficoltà è stata enorme, enorme, soprattutto per via della continuità di questo sforzo, la continuità, lo voglio sottolineare 100 volte, è la continuità che rende straordinaria questa impresa, la continuità. E i problemi non sono soltanto quelli legati all'attività del soccorso e dell'assistenza, poi ci sono i problemi logistici legati al trasferimento dei migranti, perché con quel tipo di pressione la provincia di Siracusa ha assolto sostanzialmente, più che a un compito di accoglienza, a un compito di soccorso, assistenza e trasferimento. Nella gran parte dei casi la maggior parte dei migranti sono stati trasferiti nei centri di accoglienza già dal porto, non solo nel territorio della provincia, ma in tutta Italia, sulla base di una pianificazione che di volta in volta ci è stata fornita dal Ministero dell'Interno, dal prefetto Morcone, che prima era presente qui con noi. Quindi mi sta facendo segno che ho già esagerato. Allora io mi dedicherò soltanto a due aspetti che sono poi il senso delle mie provocazioni, vogliono essere il senso delle mie provocazioni. Ho già detto che il compito che ci è stato richiesto è un compito che con onestà bisogna riconoscere che è un compito superiore alle forze di un territorio. Ho sentito ieri dire emergenza sì, emergenza no, non è un'emergenza, è un fatto strutturale, certamente. Fatto strutturale, e occorrono risposte strutturali, ma questo si è visto in una scala nazionale, europea, ma su scala locale, altro che se non è un'emergenza quella roba lì da fare, quella è emergenza pura, io non so come altro chiamarla. E allora, perché dico questo? Attenzione, quello è un compito che richiede risorse aggiuntive, non è quello un compito che si può svolgere semplicemente con le risorse del territorio, né è possibile assolverlo in maniera adeguata semplicemente attraverso l'iniziativa degli attori del territorio. Specifico subito che cosa ho in testa, perché riguarda attori che sono qui presenti al tavolo ed altri in sala. Ho detto che sono riconoscente, Protezione Civile, Misericordia, Croce Rossa e tutte le altre organizzazioni umanitarie, Emergency, Terre des Hommes, Mezzi Senza Frontiere, che hanno svolto un compito meraviglioso. Ma mi chiedo perché mai tutto questo debba essere semplicemente la conseguenza di un'attivazione di un povero prefetto di campagna. E se non ci riesce il prefetto di campagna, che succede? Allora mi chiedo perché queste componenti non debbano essere impegnate nelle realtà di arrivo secondo una logica nazionale, secondo una visione nazionale. Sono impegnate di più
dove serve di più, non dove c'è un prefetto che è riuscito a trovare simpatie. Ci deve essere una visione nazionale. Non è possibile che ci sia un di più di risorse a Palermo, a Trapani, con uno sbarco ogni tot, e ci sia invece un meno di presenze, di risorse a Siracusa, quando gli sbarchi sono uno ogni 2, giorni. Questo non l'ho capito sinceramente, non l'ho capito, quindi pur con tutta la mia riconoscenza per lo sforzo compiuto, straordinario, e permettetemi di dirlo soprattutto nei confronti di Emergency, che sin dal primo momento è stata al nostro fianco e ha garantito nei centri l'assistenza sanitaria necessaria. Sin dal primo giorno in cui la provincia di Siracusa è stata investita da questa tormenta. Sin dal primo giorno Emergency è stata con noi. Ma la stessa riconoscenza vale per tutti gli altri attori che ho citato prima. La riconoscenza immensa, non mi stancherò mai di dirlo pubblicamente. Meravigliosa terra di Siracusa, meravigliosa terra di Sicilia. Avete fatto un miracolo con l'aiuto di queste componenti. Però ecco, io sottolineo e insisto su questo. Se Siracusa è fondamentalmente terra di transito che deve fornire in via prioritaria attività di primo soccorso, di sorveglianza sanitaria e di prima assistenza, ecco che ci sia una valutazione complessiva delle esigenze in rapporto ai territori, alle realtà dei territori. Non è possibile che ci siano 10 autoambulanze a Palermo per lo sbarchetto, scusatemi se mi permetto questo termine, ma ho detto prima che mi sarei permesso qualche provocazione, ecco che non ci sia però poi un'autoambulanza a Siracusa. Eh no, no, il prefetto non può essere costretto a bussare così dalla mattina alla sera. Ci deve essere un'assunzione di responsabilità a livello nazionale, che vale per gli attori istituzionali. Qui un'altra provocazione. Il Ministero dell'Interno ha gestito tutto questo quasi in solitudine attraverso le prefetture. Ma altri attori istituzionali hanno fatto lo stesso. E qui si potrebbe aprire tutto il capitolo, ma è un capitolo prioritario, guardate, è un capitolo prioritario, l'assistenza sanitaria è un capitolo prioritario. La Sicilia ha fatto tantissimo, io credo che altre regioni non hanno quello che la regione Sicilia oggi ha, da alcuni mesi a questa parte ha, cioè una pianificazione puntuale del servizio da rendere ai migranti in ambito portuale e nei centri. Il cosiddetto piano di contingenza varato ad aprile dall'assessorato alla salute di Palermo. Ancora una volta, grazie Sicilia. Ma non è un compito di Siracusa o della Sicilia, questo è un compito dello Stato. Prima ancora di essere un compito di Bruxelles, certo che è un compito di Bruxelles, ma è prima ancora un compito dello Stato nel suo insieme, che deve consentire ai territori dove questo compito viene richiesto, deve consentire di avere presidi adeguati per farlo. L'assistenza sanitaria è una priorità. È una priorità, lo diciamo tutti, però poi non succede. Occorrono energie che vengono da Roma, da Palermo. Occorre questo, occorre una valutazione saggia, intelligente, razionale di quello che serve sui territori. Un altro tema soltanto, ma lo accenno, è un tema, stavo parlando prima di questo con il procuratore Aiello, prima che cominciasse questa sezione, è un altro tema delicatissimo, i minori non accompagnati, che sono un 10% secondo la nostra esperienza, in media un 10% degli arrivi. Provate a immaginare sempre quel rapporto di uno sbarco ogni 2,5 giorni, cosa ha prodotto in termini di entità di arrivi di minori stranieri non accompagnati. Parliamo di migliaia complessivamente, di centinaia
arrivati ad ogni sbarco. Qui vedo la mia amica Carmela Librizzi, che ha portato tutto questo sulle spalle. Se ne è fatta carico lei, ovviamente, come presidente della commissione straordinaria di Augusta, insieme agli altri commissari, vedo qui anche Rita, che saluto affettuosamente. Permettetemi questi scambi di man mano che vedo qualcuno. Ha portato sulle spalle tutto questo, ma questo è un problema grande, è un problema grande. Quella pressione di arrivi di minori stranieri non accompagnati richiede presidi logistici, capacità di pianificazione a livello generale del collocamento rapido, immediato se possibile, dei minori. Ma come può un territorio, una provincia tra l'altro non particolarmente grande come quella di Siracusa, come può un semplice comune come Augusta essere in grado di esprimere una capacità di accoglienza nei confronti di migliaia di minori stranieri non accompagnati? Ecco, io credo di aver già esagerato con le mie provocazioni, però non ho visto cartellini rossi né gialli, quindi penso che le mie provocazioni siano state intese per quello che volevano essere, e cioè approfittare di questo luogo di confronto, di riflessione, per portare a casa anche qualche po' di bene per la mia provincia. Grazie per la vostra attenzione. Il prefetto Gradone ha messo il dito su una piaga, che è quella della distribuzione delle risorse. Io avrei mille domande da fargli, me ne astengo, e così mi inghiotto anche le mie chiose e do, perché i tempi veramente sono strettissimi, la parola a Rosario Valastro, che non ha bisogno di assist, avendone dati in abbondanza già il prefetto. Grazie. Grazie agli organizzatori sia per questa importante occasione di confronto, di ascolto e di proposta, sia per avermi invitato quale relatore e per aver invitato la Croce Rossa a relazionare in merito. Vi devo confessare che in questi giorni avevo dei dubbi su come impostare l'intervento, se impostarlo in maniera sistematica, come in effetti probabilmente il tema del seminario richiede, perché di problematiche accadute, di numeri stiamo trattando, oppure se impostarlo in una maniera probabilmente più emozionale. I volontari, e vorrei che questa mia relazione non fosse strappalacrime, consentitemi questo termine, ma lo dico perché accade. I volontari, che è arrivata la telefonata, si tolgono il grembiule, si tolgono il tailleur, la cravatta, staccano dallo studio e si recano sul molo per fare l'attività di assistenza umanitaria. Questo, e ringrazio il prefetto Gradone per averlo detto, è un servizio alle persone migranti, e da qua un po' ora dopo approfondirò, ma è un servizio allo Stato. E i volontari di tutte le associazioni che questo servizio rendono lo svolgono perché svolgono la loro identità di cittadini anche in questa veste. Questo mi permetto di sottolinearlo, perché quando un'attivazione avviene alla vigilia di Natale, di notte, di mattina presto, o arriva o ti convocano alle 7, ma poi per motivi di meteo lo sbarco è all'1 e quindi il turno da 5 ore diventa di 10 o forse non si sa se continua. Allora questo significa avere consapevolezza che tutti dobbiamo darci una mano per raggiungere un obiettivo di adeguata di assistenza alle persone migranti. Persone, io questo lo sottolineo. Noi diamo dei numeri importantissimi, che sono stati quelli della presenza degli sbarchi
dell'anno scorso e di quest'anno, che non sono da meno in quanto a numeri, sono numeri che rendono il fenomeno, ma invito tutti a non dimenticarci del fatto che trattiamo di persone. Ringrazio il Presidente che ha detto chi arriva in maniera irregolare, chi arriva in maniera irregolare è corretto. Permettetemi, non condivido quando si parla di migranti irregolari, di clandestini. Io ritengo che il diritto alla vita sia un diritto di ogni essere umano e ritengo anche il caso di contestualizzare il fatto che durante il 2014 c'è stato un esodo così di massa, in particolar modo dalla Siria o dal Corno d'Africa. Si tratta di giovani, si tratta anche delle migliori eccellenze di quei paesi, di avvocati, di professionisti, che stanno scappando da una guerra. Il fatto che noi li accogliamo non è una graziosa voglia di fare del bene, ma è la restituzione a queste donne, a questi uomini, a questi bambini della loro dignità di essere umani, che nei loro paesi, per questioni contingenti che non sono tema chiaramente della mia relazione, non è più garantita. Questo fa l'Italia in ossequio alle norme vigenti, lo fanno le forze e le istituzioni pubbliche, lo fanno le forze armate, lo fa il volontariato. Cosa succede ad uno sbarco? Succede che occorre garantire i bisogni primari. Il primo bisogno è il bisogno della salute. Senza salute non abbiamo altro dopo. Quindi il momento del check-up medico, che chiaramente all'interno dell'operazione Mare Nostrum ci era facilitato, visto che si faceva parte di questo lavoro anche all'interno delle imbarcazioni della Marina, ma l'impegno che si fa sui moli, sulle visite mediche, io l'ho detto anche in altre occasioni e lo voglio sottolineare qua con forza, è un impegno di restituzione della dignità di essere umano alle persone migranti, è un impegno di rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, ma è anche un impegno civile e civico nei confronti di tutti gli altri cittadini italiani, che così possono stare tranquilli e avere delle armi di conoscenza avverso tutte le notizie che ogni tanto qualche buon tempone fa girare, dicendo che siamo stati invasi da tutte le malattie più bislacche di questo mondo. Io ricordo, mi perdo in qualche aneddoto ma spero di stare nei tempi, ricordo quando a luglio dell'anno scorso c'è stata la mobilitazione del reparto di sanità pubblica della Croce Rossa, che qua a Catania ha una sede personale importante, il reparto di sanità pubblica che è stato attivato dal Ministero della Salute e dalla Marina perché c'era un sospetto caso di vaiolo delle scimmie in una delle imbarcazioni. Questa, che è una malattia seria, la persona è stata trasportata grazie alla nostra barella alto biocontenimento all'aeroporto, credo di Sigonella, da lì poi è stato portato allo Spallanzani, poi si è scoperto che era varicella. Grazie a Dio anche perché abbiamo tenuto il polso al sistema, abbiamo visto che funzionava, ma quello che era successo in quelle 8 ore a livello mediatico era l'invasione di tutte le malattie assurde. Il mio telefono non so come è stato oggetto evidentemente di pubblicizzazione, ma credo non solo il mio, sicuramente quello di tutte le autorità istituzionali, perché avevamo un sospetto focolaio, poi le voci passano, la paura si diffonde. Considerate che i volontari hanno dei genitori, i volontari hanno delle mogli, dei mariti, dei figli che hanno paura così come gli altri cittadini, quindi a quel punto gestire anche questo momento è stato complicato. Quindi assistenza sanitaria, check-up sanitario viene fatto nei vari posti dove ci sono gli sbarchi, dove è più semplice perché poi ci sono magari le strutture di accoglienza, dove è meno semplice perché le strutture non ci sono. L'esempio
di Augusta, perché poi dopo dove portarli è un esempio assolutamente. Io mi sento di condividere l'allarme che il prefetto ha dato sulle condizioni numeriche e sull'impatto sociale che ha avuto l'esperienza dell'assistenza ai migranti, alle persone migranti a Augusta. Posso citare anche il caso di Catania, dove per esempio il momento del check-up avviene al molo, però poi, non essendoci anche lì altre strutture, ci sono trasferimenti in centri di prima accoglienza, e poi anche lì a quel punto è un problema assicurare gli standard sanitari minimi. Salute va di pari passo con altri beni di prima necessità. Si dà l'acqua, si dà da mangiare, si fa in modo che chi non ha le scarpe, non ha le ciabatte, perché scusate, ma accade questo, accade che il migrante, l'abbiamo visto, forse ora in televisione l'abbiamo visto, quando a Lampedusa sono arrivati senza scarpe e allora sono stati inquadrati dagli organi di stampa, che a volte arrivano senza scarpe, non c'hanno comunque il cambio. Allora anche lì stare attenti a queste necessità, stare attenti se ci sono minori non accompagnati, stare attenti se ci sono donne in gravidanza o neonati. Tutto ha necessità di una visione particolareggiata. Le istituzioni pubbliche, le forze armate, i volontari cercano di assicurare tutto questo. E se ci fosse uno sbarco di 30... potremmo anche dire che è semplice. Quanto gli sbarchi avvengono con i numeri importanti che abbiamo sentito o che conosciamo, allora vi assicuro che il terrore che abbiamo di non essere mai all'altezza di quello che è il compito è un terrore continuo e costante. Sotto un profilo ordinamentale, io posso unirmi a quello che è stato detto sul plauso che è stato fatto alla Regione Siciliana per avere approvato un piano di contingenza sanitaria migranti, che è una cosa che esiste solo in Sicilia. L'assessorato regionale della salute, insieme all'OMS, insieme a tanti altri organismi istituzionali, anche su impulso nostro, di Medici Senza Frontiere, di Emergency, eccetera, ha approvato un piano di contingenza che è una pietra miliare, diciamo, in questo momento per quanto riguarda le norme attuative in tema di assistenza al momento dell'approdo. Certo, questo comporta che il piano vada sempre messo in atto. E quindi bisogna passare da una fase di pianificazione, o bisogna implementare anche la fase di pianificazione, ma soprattutto bisogna passare all'azione. Io, a proposito di assist, io lo colgo immediatamente l'assist che ha dato il dottore Gradone, il prefetto Gradone, sul discorso di sempre maggiore coinvolgimento e sincronia fra gli operatori, e di porre la questione a livello nazionale. E su questi due punti faccio una chiosa anch'io. La sincronia, i volontari non chiedono altro che dei punti di riferimento. Allora che questo debba esserci una linea guida nazionale, che dobbiamo incontrarci ancora di più per capire, ma vi assicuro che i volontari al momento dello sbarco non chiedono altro che un punto di riferimento. Là i volontari sono là per agire, sono là per agire, e non c'è giornata più brutta per un volontario e più perduta di quella di avere utilizzato un'ora, due ore, cinque ore del proprio tempo senza avere raggiunto l'obiettivo, o peggio, avendo doppiato quello che fa qualcun altro. Dobbiamo cercare di utilizzare tutte le risorse che abbiamo, e sono tante, e ci abbiamo anche tante professionalità, per raggiungere obiettivi importanti. Seconda cosa, il livello nazionale. Io non solo sono
presidente della Croce Rossa regionale, io sono pure siciliano. Io non so di più cosa possiamo chiedere alla nostra regione. Io non lo so. Le istituzioni locali, le autorità civili tutte, le autorità sanitarie, il volontariato, sono state messe sotto una pressione clamorosa. Io credo che un apporto, io sono convinto che un apporto, anche in termini di risorse economiche, non dobbiamo avere paura di dirlo, perché per accendere un'ambulanza serve la benzina. La benzina non ce la regala nessuno, perché magari qualcuno pensa che l'associazione di volontariato, i farmaci che dà sul molo o le mascherine che mettono i volontari o la benzina delle ambulanze ce la regala qualcuno. Vengono acquistati con i fondi, con le donazioni date dai cittadini per le attività istituzionali dell'associazione medesime. Quindi sono assolutamente convinto che il livello nazionale, sotto i vari profili, debba in questo senso aiutarci di più in termini di uomini, in termini di risorse economiche, perché se il 2015 è quello che abbiamo già visto in televisione, per cui ci sono centinaia e centinaia di persone che arriveranno alla rinfusa senza addirittura avere i dispacci preventivi che ci dicevano quanti ne arrivavano, come dice, allora io credo che l'anno che è cominciato è ancora più duro e sarà ancora più duro di quello che abbiamo messo alle spalle, con un problema in più, perché di questo non si è accennato, perché anche qua è un tema casomai collaterale, ma quello che anche si fa è nella lotta all'ignoranza e la lotta alle discriminazioni, perché evidentemente tutta l'attività di assistenza umanitaria non è ben vista da chi ha paura dell'arrivo dello straniero. E con chi ha paura dell'arrivo dello straniero occorre parlare, occorre fargli capire che non è quello che si sente dire in giro. Mi permetto di rubare soltanto, penso di essere ancora nei tempi, ma mi permetto di dire un'altra cosa. Una delle attività importanti su cui io voglio sottolineare è quella dei ricongiungimenti familiari. Un'attività che qua a Catania è stata intrapresa per prima in Sicilia dalla Croce Rossa e che sta facendo in rete, perché il lavoro di rete è la risposta a tutti i nostri dubbi, in rete con le altre associazioni presenti sul territorio, al fine di evitare, di prevenire che le famiglie vengano divise e sia difficile anche ricongiungerle. Io vi do solo un dato. Dopo la tragedia di Lampedusa, che prima è stata richiamata, noi, la Croce Rossa, ha avuto telefonate, il Comitato Internazionale, dalle consorelle del Sud America, dove si erano recate delle persone per chiedere le nazionalità di coloro i quali avevano perso la vita nel canale di Sicilia. Questo significa che quando c'è una tragedia del genere e quando comunque ci sono partenze di cui noi non sapremo mai l'arrivo, c'è qualcuno in qualche altra parte del mondo che sta aspettando e contatta noi. Allora, la dimensione del fenomeno dei ricongiungimenti familiari non è una questione di secondo piano. Lo stress, il trauma che vive chi ha vissuto una traversata del deserto, una traversata in mare o i colpi di bastone dati prima del momento della partenza dalle coste libiche, a questo trauma non possiamo aggiungere anche il trauma di non sapere in che punto è finito il figlio. Questo non lo possiamo consentire. Chiudo con due brevi auspici. Il primo è che noi riusciamo nei nostri protocolli operativi fra istituzioni e volontariato e fra istituzioni fra di loro a migliorare la comunicazione, soprattutto nel tema sanitario.
passiamo, dobbiamo trovare i canali istituzionali per far sì che la persona che va da un centro a un altro, dal molo al centro, eccetera, non debba essere costretta a rifare tutte le visite ex novo. Non possiamo perdere il patrimonio che abbiamo nel momento in cui facciamo il check-up sanitario. Quel patrimonio deve essere passato a chi dopo ha la cura di quella persona, perché allora duplichiamo i nostri sforzi, duplichiamo il tempo che serve, buttiamo risorse e buttiamo il nostro tempo. Seconda cosa, secondo mio auspicio, quello di non solo non lasciare sola Augusta quest'anno, o di non lasciare soli i posti dove avvengono gli sbarchi nella regione, ma è quello, permettetemi, di non lasciare sola Lampedusa, perché io ho una seria preoccupazione che tutti quanti ci vediamo, ricordiamo la tragedia che accadde con quel mai più successivo, fin quando diremo la tragedia che è avvenuta qualche anno dopo. Ecco, io questo spero non accada, purtroppo al momento ne vedo tutte le premesse. Grazie. Voglio usare bene il tempo perché so che il mio intervento si colloca tra un tavolo incendiato dagli interventi di chi mi ha preceduto e la pausa pranzo, quindi non è facile parlare adesso. L'accoglienza del migrante, come emerso da chi mi ha preceduto, ha messo a dura prova la generosità non solo delle istituzioni, ma anche del mondo dell'associazionismo, ma al contempo ha dato un profondo tratto umano e identitario alle associazioni del mondo del volontariato. Io oggi non parlo a nome della comunità di Sant'Egidio, ma a nome di un mondo di associazioni, in particolar modo che operano sul territorio catanese, ma non solo. Ne cito solo alcune impegnate, più che altro associazioni laiche, penso Emergency, la Croce Rossa, Medici Senza Frontieri, ma anche realtà religiose e movimenti, penso ai miei amici della comunità islamica di Sicilia, alla Caritas diocesana, al centro Astalli e appunto alla comunità di Sant'Egidio alla quale appartengo. Il lavoro di queste realtà è assolutamente vario. Come ha detto bene chi mi ha preceduto, di solito viene attivato da una telefonata da parte della prefettura o dal comune. E l'associazionismo è impegnato ad andare di solito al luogo dello sbarco, spesso il porto, a portare dei beni di prima necessità, ma che già è stata descritta, ma soprattutto a fare questo lavoro di accoglienza, che molto passa attraverso un tratto umano. Accoglienza vuol dire, per esempio, portare delle persone che parlino le lingue del migrante, capaci di spiegare anche cosa succederà da quel momento, perché la domanda è umana, non solo giuridica. Adesso che sono qui, che succederà? E in questo la società civile, che vive anche nelle associazioni, ha saputo essere all'altezza e in maniera simpatica ha saputo accogliere. Ma spesso l'accoglienza significa guardare in faccia una tragedia. Già ieri è stato ricordato lo sbarco tragico del 13 marzo 2013, in cui 17 salme sono state accolte da volontari al porto di Catania, e tra questi ricordo la presenza di tanti giovani. Proviamo a capire, per una società di volontari, per la società civile e anche per le istituzioni, che cosa vuol dire accogliere al porto persone con una domanda di pace, con una domanda di giustizia, con una domanda rivolta all'Europa, che significava tutto questo. Eppure sono arrivati morti, e tra i deboli arrivano morti spesso i più deboli. Queste 17 salme erano soprattutto donne e due bambini. Il gesto dei volontari è stato umano. Accogliere ha significato mettere un fiore, non era preventivato, è stato fatto all'ultimo minuto, ma ha voluto dire rimanere umani e non abituarsi alla morte. E quel gesto, lo voglio dire con senso di gratitudine, quella sera, che poi è diventata notte,
è stata accompagnata dallo sguardo della Marina Militare, rimasta lì in piedi, immobile, sul ponte della nave, accompagnando con lo sguardo ciascuno di quei giovani che posavano un fiore su ognuna di quelle vite disperse nel Mediterraneo. Ma di questo bisogna far memoria, perché, come diceva chi mi ha preceduto, c'è il rischio di abituarsi a tutto, anche alla morte, e di diventare meno europei, meno italiani e meno siciliani, perché disumani. Lampedusa è stato l'emblema per l'immaginario collettivo di una realtà europea di accoglienza. Eppure, quel 3 ottobre 2013 in cui morirono 300 persone si è ripetuta la scorsa settimana, con 300 morti, e l'eco di quelle morti non è stato adeguato alla tragedia. E la gente rischia di abituarsi e di disumanizzarsi, non lo dico nel senso di accusa, ma mi interrogo personalmente come esponente della società civile. Allora le associazioni la prima cosa che fanno accolgono, e ho appunto messo in evidenza un aspetto di quanto è complicata l'accoglienza dei vivi e dei morti. E poi c'è l'improvvisazione di un'accoglienza, e lo dico in senso critico, mai organizzata. In Sicilia, io sono tornato da poco da Lampedusa, pochi giorni fa, in Sicilia c'è sempre il senso diffuso che siamo al primo sbarco. Non siamo mai riusciti a organizzare qualcosa di strutturato. C'è sempre una grande improvvisazione. Parliamo del palazzetto dello sport come se fossimo al primo sbarco. Le associazioni sono presenti lì, come già mi ha già raccontato chi mi ha preceduto, ma voglio dire una cosa, è disumano il palazzetto. È una risposta che l'Europa dà. Disumana. Immaginate cosa vuol dire stare giorni, a volte anche settimane, sui gradoni di un palazzetto. Immaginate cosa vuol dire stare giorno e notte con la luce accesa, perché sono centinaia di persone che dormono lì e non si può spegnere la luce, perché la notte sarebbe un problema. Immaginate mettere insieme uomini e donne sani e malati, donne gravide, bambini. Immaginate che non ci sono i servizi igienici, perché i bagni sono pensati per raccogliere le attività sportive. Non è questa l'Europa che la società civile vuole, ma c'è il forte rischio che se non si prenda un'iniziativa, e questo è il luogo in cui deve nascere un'iniziativa, ci si abitui a tutto ciò. E poi c'è l'esperienza della prima e seconda accoglienza, il CARA di Mineo, che è un argomento veramente spinoso da trattare, e la rete SPRAR. Io conosco bene il CARA di Mineo, mi ci regolo regolarmente da anni, e apprezzo molto il lavoro dei volontari, degli operatori, che nessuno dice, ma sono persone serie, pagate poco, ma che lavorano tanto. Poi ci sono dei tanti problemi, che quelli lascio alla cronaca e alla magistratura. Ma voglio dire che dentro il CARA c'è la domanda di Europa di tanti giovani, che è una domanda di pace, che è quella che li ha spinti a scappare dal proprio paese. Il migrante non ha bisogno solo di beni materiali, io l'ho capito dopo un po'. Anche tante altre domande, su tutte ne voglio dire una domanda spirituale, perché ha visto la morte sul barcone, l'ha visto a casa propria, fugge dalla malattia, fugge dalla guerra. E noi da europei, permettetemi, anche ricchi, non sempre questo l'abbiamo raccolta. Voglio raccontare solo una cosa: i migranti tutti i lunedì dentro il CARA di Mineo fanno una preghiera per la pace e pregano pure per l'Ucraina e per tutti i paesi in guerra. È una domanda di pace che il Mediterraneo non ha rubato, ma che l'Europa vuole raccogliere. E io ricordo tante esperienze di preghiera con tante associazioni, e dalla preghiera è nata qualcosa di buono. Vedete, se Europa per un migrante significa pace e tranquillità, questo va capito di più. E lo dico a nome delle associazioni e della società civile. C'è un'esperienza molto bella di giovani migranti del CARA di Mineo e della rete SPRAR, che usano i giorni che hanno per uscire fuori per compiere azioni di volontariato. Circa 70, che io conosco personalmente, alcuni presenti qui e saluto, si recano regolarmente ad andare a trovare i nostri anziani in istituto, a portare la cena ai nostri che vivono in strada. E noi il giovedì, come comunità di Sant'Egidio, incontriamo 200 persone in fila alla stazione, italiani al 90%. Aiutano i nostri bambini a studiare. E poi aiutano altri migranti. Sì, Questura e Prefettura mi è testimone. Le operazioni di identificazione e di traduzione sono state facilitate dalla presenza di migranti. Ecco perché migrante mi sta stretto, perché c'è una domanda di pace che coincide
con la domanda d'Europa. E allora un modo intelligente forse sarebbe quello di chiamarli nuovi europei, perché se lo sono guadagnati e stanno investendo tanto per vivere e costruire quella pace che in quest'ultimo periodo trema troppo, perché la paura diffusa sembra mettere in crisi questo sistema. A Lampedusa la popolazione nell'ultima settimana era pietrificata perché erano terrorizzati da un possibile attacco missilistico dalla Libia. Ma questo è anche vero in Sicilia, è capitato anche a me e anche a voi probabilmente. Voglio proseguire in questo discorso. Il prefetto Gradone, che ringrazio perché lui è stato terribile, io ce l'avevo accanto, non era facile stargli accanto, però ha fatto delle provocazioni che io cavalco. Lei ha parlato, e io mi prendo il grazie, di un servizio dello Stato fatto dagli italiani. Guardi, cavalco la sua provocazione, che i migranti che oramai da più di un anno vanno a trovare i nostri poveri, ma anche la comunità islamica che nei momenti di difficoltà ha accolto nella bellissima moschea 200 migranti oltre a dormire lì e che accoglie tutti, fanno un grande servizio allo Stato italiano e non sempre hanno i documenti in regola, ma sono servitori dello Stato italiano come me e come quelli che incontro. Vedete, c'è un Auschwitz nel Mediterraneo, perché come numero di morti nell'ultimo ventennio abbiamo già superato l'Auschwitz del Mediterraneo. E se Auschwitz a un certo punto della storia è stata definita la più grande cattedrale di preghiera del Novecento, io voglio dire che il Mediterraneo, i nostri centri, se sappiamo essere umani, possono essere all'altezza di questa vocazione di preghiera e di umanità. E poi ci sono i problemi e li voglio affrontare. I problemi sono in primo ordine quello di capire poco il mondo dei migranti. Li ascoltiamo poco, parliamo tanto. Infatti sarebbe bello che nei convegni venissero invitati anche i migranti a dare testimonianza, perché è un passaggio troppo importante. Non dobbiamo parlare sugli altri, ma dobbiamo parlare con gli altri. Mancano spesso questi interlocutori. E poi i tempi lunghi per la richiesta di asilo politico. Fortunatamente sono aumentate le opportunità di fare delle audizioni, e saluto anche gli amici dell'ACNUR qui presenti. Però, ascoltando i migranti, ci siamo accorti, come associazioni impegnate nel sociale, che l'attesa è devastante. 6, 12, 18 mesi, a volte di più, al CARA, negli SPRAR, aspettando. Guardate che chi ha lasciato casa dicendo a mamma che andava a cercare benessere e possibilmente mandare un po' di soldi a casa. Fanno ridere, per chi ha degli amici migranti su Facebook, vedere le foto del migrante che va al centro commerciale e si prova l'occhiale dell'ultima marca o fa finta che l'auto lussuosa sia la sua. Fa ridere, ma è una domanda di benessere che coincidere con lo stare tranquillo. Sapete che succede? Che spesso la famiglia lo chiama e si arrabbia perché pensa che lui sta bene. E lui ha paura a pubblicare le foto perché ha paura di dire che sta in mezzo agli aranceti, perché spesso la nostra rete di accoglienza non si capisce come si vuole integrare mettendo la rete di accoglienza in mezzo alla campagna. Quindi da una parte c'è questo, una domanda di benessere, di vita sana, che non si riesce a realizzare, ma a casa tutti pensano che io sto bene. Non si capisce che l'Europa mi ha accolto con tempi di attesa lunghissimi e non si sa la fine, è come un condannato a morte, sta lì ad attendere. E spesso dentro i centri di accoglienza la vita è veramente dura. La cronaca ha detto alcune cose, ma banalmente che si fa? Segnalo solo una cosa, la scuola d'italiano non funziona da nessuna parte. E tutti sappiamo che un migrante che impara la lingua italiana nei primi mesi ha un'integrazione facilitata. Eppure questo non funziona e si sta lì. Certo, abbiamo esperienze di positive, di migranti che hanno raccolto l'opportunità di impegnarsi e spendersi per lo Stato italiano, come è stato detto. E poi c'è tutto il problema dei luoghi dell'accoglienza. Ho parlato della prima accoglienza al Palaspedini. Noi abbiamo un grande patrimonio immobiliare di beni sequestrati alla mafia, che mio malgrado è veramente ampio perché la mafia negli ultimi decenni si è molto impegnata, diciamo. Però abbiamo questo patrimonio e non viene utilizzato. Veramente uno scandalo. E ancora parliamo di Palaspedini come unica alternativa possibile. È un falso. E poi abbiamo realtà come il centro Padre Pino Puglisi del centro Astalli, realtà nuova, inaugurata da poco tempo, molto bella, non utilizzata per l'accoglienza dei migranti e che rischia di chiudere perché con le proprie forze il mondo del volontariato, in questo caso il centro Stalli, non riesce a mantenere
Io credo che questa sia una bestemmia davanti alla cronaca. Potrei dire altre cose, però per motivi di tempo e per l'importante appuntamento col pranzo mi fermo. Un noto filosofo e teologo del Novecento, Martin Buber, diceva: il punto di Archimede a partire dal quale posso da parte mia sollevare il mondo è la trasformazione di me stesso. I contorni di questi giorni sono quelli di realtà stressate, realtà che hanno il problema di sollevare il mondo perché affrontano problemi più grandi delle proprie forze. Lo dico guardando alle istituzioni con stima, ma lo dico anche guardando con stima e affetto al lavoro del volontariato. Spesso siamo nelle condizioni di dover sollevare il mondo. Però questo grande studioso, Buber, dice che il punto d'Archimede è proprio se stesso. Io credo che l'esperienza del volontariato è di gente che con semplicità è partita da se stessa, per non uniformarsi a un pensiero occidentale non all'altezza della storia dell'Europa e per non diventare disumani in un tempo difficile. Grazie.